Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Io come sempre sono Claudio, il tonsore ignorante, in arte. Poi che arte, eh? Prendi l'arte e mettila da parte. Quindi, ragazzi miei, stiamo andando verso le stagioni un po' più calde, un po' più belle, un po' più piacevoli rispetto all'inverno. Poi oddio, io lo adoro l'inverno, a me piace molto l'inverno, l'autunno, quel profumo di pioggia. Dettagli, senza perderci troppo incazzate, io mi sciacquo il viso con acqua calda e andiamo subito a vedere gli interessantissimi prodotti. Come rasoio ho scelto un Gillette Tech del 1953 circa. Come potete vedere, logo Gillette presente sulla testa, gli ho dato una bella lucidata con il Sidol. Classico Gillette a tre pezzi, su cui andremo a montare una Gillette PermaSharp. Pacchetto da 5 lamette che si presentano solamente con il singolo incarto in carta cerata. PermaSharp Stainless. Quindi lo andiamo a posizionare sulla testa. Base plate, come sempre facendo congiungere i perni laterali, e andiamo a portare il filetto come sempre in battuta. Armato, leggero esubero di lama da ambo i lati, di parte non tagliente della lametta, e voilà. Come sapone ho scelto di andare ad utilizzare il Furbo Blue Vintage, campioncino che mi venne fornito dall'amico Simone Roscini, che ringrazio nuovamente. Mi ha spiegato che questa versione di Furbo Blue Vintage in questo caso è la prima versione, ovvero dovrebbe essere quella non tripla vegetale ma solamente doppio vegetale. Il sapone si presenta, presumo, in pasta più o meno semidura. Sì, è una pasta, come vedete, un pochino durina, e come sempre la vado a stendere sul fondo della ciotola da cui andare poi a stemperare il sapone. Anzi, forse ne ho preso anche troppo, andiamo a toglierne un piccolo quantitativo, poi al massimo lo aggiungo, però penso che così questo pezzettino qui dovrebbe bastarmi per almeno 4 passate. Ed infine, per ultimo, ma non meno importante di tutti, anzi è la cosa che sono più curioso in assoluto di andare ad utilizzare, Simpson Trafalgar T1. Abbiamo un bellissimo pennello con manico in resina e ciuffo sintetico. Vi do un paio di dimensioni. Il manico è alto 40 mm, mentre il ciuffo 42, quindi per un totale di 82 mm, 8 cm,2 di pennello. È molto piccolo, però già tenendolo in mano la prima cosa che si avverte è una fibra molto densa e anche diversa rispetto ai classici sintetici a cui sono abituato, che abbiamo visto finora sul canale. Per farvi fare un paragone di quanto è piccolo, ve lo metto in scala con un paio di pennelli che abbiamo visto sul canale: Yaki da 22 con ciuffo sintetico nero, S-Brush di Omega con altro ciuffo sintetico. Come potete vedere è molto piccolino, ma cercavo appunto un pennello più piccolo con ciuffo da 22, che poi in realtà il produttore dichiara che un ciuffo da 23, non un 22, però a me sembra, sì dai, una leggera differenza tra questo 24 e il nodo del Simpson un pochino si vede. Quindi non ci resta che andare ad ammollare il pennello e ci vediamo per farci la barba. Eccomi qui a viso sciacquato e andiamo subito a strizzare il Simpson T1, che vedo già che di acqua, pur essendo un pennello così piccolo, ne trattiene davvero un casino. Fibra, ragazzi, davvero, ve lo giuro, molto particolare al tatto. Prendiamo il sapone nella ciotola e le aggiungo magari qualche gocciolina d'acqua, perché vedo che è piuttosto duro, ma c'è nulla di che, giusto per farvi vedere. Oh, e poi la ributto giù, giusto per bagnarlo un attimino come se fosse un piccolo hard soap. E andiamo a stemperarlo. Buonissimo, buonissimo. Ci sento subito proprio a naso della lavanda, io. Non solo lavanda, c'è una profumazione che
Poi adesso magari in viso la riesco a capire meglio, ma mi sembra elegante, ma un elegante attuale, con stile moderno, cioè è comunque sempre una profumazione fresca, cioè non vi immaginate una profumazione pesante o da antica, ecco, non andate sull'antico. Certo, trattiene comunque sempre quello sfondo di barberia classica, eh? Vado a erodere la superficie del sapone con le ditina, cioè nel ciuffo, non è che vado a grattare il sapone con le unghie, se no sarei uno zingaro. Faccio un attimo fuori a favore di camera perché sennò non ci vedo io, cioè lo vedete voi ma non lo vedo io. Vado io via a favore di camera adesso, dai, tanto non è, sono uno spettacolo. E qua come vedete sotto ce n'è ancora tanto, non so se si riesce a vedere per le luci, però intanto questo montaggio direi che poi non vuole essere un montaggio ma solo un prelievo, a me va più che bene per andare ad affrontare il primo passaggio. Rinumidisco il viso e procediamo. Allora, la sensazione già di questo pennello mi fa trasparire addosso qualcosa di differente. Trasparire. Lo sento più robusto sicuramente rispetto ai classici sintetici a cui sono abituato. Sento che però ha bisogno di un po' di spinta per aprirsi, eh? Sapone che sento inizia a dare le sue prime caratteristiche olfattive in più. Oltre a questa lavanda ci sento mi sembra come quasi del bergamotto, ma proprio leggero, eh? Cioè io ci sento una predominante di lavanda, penso. Poi magari mi sbaglio, non c'è neanche nella piramide olfattiva. Ma la cosa sorprendente e molto piacevole, intanto vado a fare una piccola presa d'acqua, è che il sapone dà in viso, perdonatemi, oggi ho la voce così, da panno fino. Potrei andare a fare il doppiatore di Clooney. Sì, la voce, ciao. Ah, questa sensazione in viso di freschezza, proprio quello che ricorda il Floyd, per intenderci, cioè proprio quel mentolato in viso, ma è leggero, è molto piacevole, eh? Quindi sicuramente per queste stagioni va più che bene. Io, tra un po' inizierete a vedere solo gli occhi tra i prossimi video perché sto prendendo già il sole in balcone, e lo faccio in balcone, non al parco come i forsennati, e essendo io. Gillette Tech sciacquato e possiamo partire. Oh, che bel taglio dolce con la rasatura. Manico veramente molto leggero di questo Tech Ball End One Ball. La mette che io conosco già, le ho usate per un po' di anni, però mai provate su questo rasoio. E devo dire che finora navigano. Navigano, ma si sente la lametta, ma è davvero molto piacevole. È talmente piacevole che ve lo giuro, andrei in contropelo diretto. Io coi Tech mi sa che ho trovato la mia manna dal cielo insieme all'Everready. Poi oddio, barba di 4 giorni, quindi non è neanche una barba né particolarmente a carta vetrata né particolarmente lunga che quindi tende a incastrarsi sotto la lametta e a strappare. Per me è proprio la barba giusta questa.
anche se qua mi sono fatto un buco mentre parlavo. Cominciamo con gli sciacquoni di quello di sotto, se sentite rumori è sempre lui. Meno male che stamattina ha smesso di martellare. Voilà, rasatura terminata, io vado, ciao. No, sto scherzando ragazzi, però è proprio bello. Cioè, mi sento la pelle già bella piallata. Nonostante sia delicatissimo. Delicatissimo. Ragazzi, io mi sciacquo, come sempre, con acqua calda. E procediamo al passaggio obliquo. Eccomi qua. Questa sensazione di freschezza comunque che dona il sapone è davvero molto piacevole, eh? Mi piace perché... Ah, non i troppo mentolati, scusami Max, ma mi devo pettinare, perdonatemi, ma Max gli sta sulle palle quando mi pettino, ma capelli bagnati mi cadono in faccia. Dicevo, è una sensazione di mentolato molto piacevole, ma non è quei mentolati aggressivi come il Cryogen. Appunto, per sempre per citare Max. Però... cioè, è proprio ottimo, non è neanche forte come, per farvi un esempio, una Proraso o una Palmolive, che comunque siamo su prodotti mediamente mentolati. È proprio uno sfondo, una sfumatura sul viso, in sensazione ovviamente, non in profumazione. Insaponata per l'obliquo, tirata leggermente a stucco e appunto procediamo con l'obliquo. Se potreste avvertire altri rumori strani, è il mio stomaco, oltre a questo che scarica, è il mio stomaco che mi avvisa che ha fame. Cioè, la mia domanda è, ma quanta ne stai facendo per scaricare così a lungo? È un bel background come soundtrack lo scarico del cesso. O scarica rifiuti chimici a questo punto, perché altre spiegazioni non me le do. Grazie. La fesse mamma. Ok, direi che l'obliquo è terminato. Io qua mi sono tirato due pinzate. Però, ragazzi, che bomba. Appunto, non so più che altro dirvi. Mi sciacquo e ci vediamo per il contropelo. Rieccomi. Voglio andare a prelevare ancora un pochino di sapone, giusto per star calzato sull'ultimo passaggio e mezzo. Cazzarola, qua ho buttato via tanto sapone. Vabbè, ci farò... regalo è arrivato, ci farò... mi lavo le mani in questi giorni. Pennello, ragazzi, non si sente proprio totalmente in viso, ma infatti vedete già come ve lo devo dire, mi sa che per tutte le prossime sbarbate rivedremo solo lui, anche perché vorrei un attimo andare a approfondirlo giusto per farlo aprire un pochino, perché lo sento che comunque la fibra tende ancora a chiudersi, eh?
da fare una presa d'acqua perché non mi piace così a stucco. Cioè, le punte delle fibre non le avverto. Se vado a schiacciare ad aprire il pennello, logicamente sento il cuore del pennello, il nodo. Però è un pennello che proprio non si avverte. Però è totalmente diverso dagli yaki, ve lo ripeto. Ed eccoci dunque giunti infine al contropelo. Un po' di strappi me li sono fatti, ma dopo vi spiego il perché. Grazie, grottesco. Nuovo nome per il lavandino ormai. Più che qualche strappo, eh. Ok, faccio un piccolo passaggio di rifinitura e ho finito. Ma poco niente, eh? Vabbè, come al solito io lo dico. Poi devo andare a rinsaponare in tutto perché trovo tutte quelle piccole microscopiche vertigini che mi dà fastidio non portare via, altrimenti cosa mi farei la barba a fare? Se non riesco a fare 100-100 sto BBS, ovviamente sempre nel margine di quello che riusciamo a fare, che la nostra pelle ci può dare, eh? Perché il DBS è obbligatorio, nel senso, per me sì, però se durante una rasatura sento che non posso arrivarci per determinati motivi, quali stress della pelle, la metta sbagliata, rasoio particolare e via dicendo, è ovvio che in quel caso è giusto fermarsi. Questa non la riesco a prendermi, sa perché il rasoio ha comunque gli esuberi di lama qui laterali e me li vado a conficcare nel nervo.
Ok. Mi sciacquo, acqua calda e acqua fredda, e passiamo alle conclusioni finali. Simpson Trafalgar T1 con il residuo che era rimasto nella ciotola di Furbo Blu Vintage. Iniziamo a parlare del sapone. La cosa molto piacevole di questo sapone è che sicuramente ha una profumazione piuttosto particolare, molto carica, molto fresca e anche molto piacevole. Ha questa nota predominante di lavanda, ma non pensate che lo faccia trasformare in un sapone che profuma solo ed esclusivamente di lavanda. Almeno questo è quello che io ci sento al mio olfatto. Poi ovviamente bisognerà andare a vedere la piramide olfattiva. Protezione, voglio dire, nella media, non voglio dire scarso, però anche il post shave è piuttosto particolare. Sempre nella media, per l'amor del cielo, però è piuttosto asciutto, ma è asciutto che ti dà quella sensazione di bortalco. Ecco, è questa la sensazione che io adesso sento in viso, arrivato al BBS. La pelle è rilassata, però qua purtroppo ho fatto qualche sgarro che adesso vi spiego. La cosa più particolare che mi è piaciuta del sapone è questa sensazione leggermente mentolata, leggermente rinfrescante in viso, che ti accompagna parallelamente per tutti i passaggi, ovvero non è che va in crescendo, come ad esempio è stato magari con Cryogen, che l'ho sentito proprio esplodere dopo ogni risciacquo tra un passaggio e l'altro. Questo invece è molto piacevole, ma è piuttosto flebile, cioè non è quelle cose fastidiose, lacrimogene, è proprio molto piacevole e molto particolare. T1, ragazzi, mi è piaciuto da morire, ve lo giuro, mi è piaciuto proprio da morire. La fibra, so che non si può capire da, non so da che dispositivo guardiate il video, ma non si può capire da un telefono, da un computer, ma la fibra rimane, seppur morbida, cioè ha un ciuffo proprio sostenuto, ha una spina dorsale che è bella compatta, bella rigida. Sicuramente avrà bisogno di ulteriore utilizzo per andare ad aprirlo un po' meglio, però a me sta piacendo un casino. Poi la profumazione che c'è dentro è buonissima. Gillette Tech & Ball 1953 e Gillette PermaSharp. Arriviamo al perché degli sgarri sulla zona collo e pomo d'Adamo. La testa del rasoio è la classica di Gillette, dei classici Tech. Quello che secondo me ha influito particolarmente nei miei errori è stato non tanto la lametta, perché la lametta la conosco piuttosto bene, anche se può variare da rasoio a rasoio, conosco le sue prestazioni, e quello che mi ha fatto sgarrare sicuramente è stato aver calcato troppo la mano. Perché? Perché questo Gillette ha un manico davvero molto leggero e anche più corto rispetto ad alcuni Tech. Ora non sono andato ad approfondire molto il discorso perché non ne so molto in materia, quindi non voglio fare il professore, magari dico cose sbagliate, però con un manico così leggero purtroppo sono andato a calcare la mano, ma non è stata una cosa voluta, non me ne sono nemmeno reso conto, lo ammetto, questo è stato credo un mio errore, più che un errore un passo falso, perché sono andato con la stessa scioltezza con cui vado solitamente in zona collo, ma non accorgendomi. Una cosa che noto, che purtroppo mi succede spesso con i rasoi da cui spunta l'esubero di lama che non taglia, è in questa zona qui, che quando arrivo a fare questo passaggio o questo passaggio per andare a seguire le mie vertigini, spesso e volentieri qui mi vado a graffiare con l'esubero di lama. Rasoio che però, ve lo dico onestamente, nonostante mi abbia dato questo problema, a me piace particolarmente, soprattutto perché c'è un fascino dietro questi rasoi vintage, cioè a me piacciono molto i vintage proprio perché che ne sai chi l'ha usato prima di te, oltre a chi l'ha acquistato prima di te, dico chi è stato il suo primo, se non anche secondo, terzo, quarto, perché non puoi sicuramente sapere e datare quante persone sono riuscite ad averlo tra le mani. È una cosa che a me mi affascina, cioè è sempre un mistero che avvolgerà per sempre i vintage, a meno che ovviamente uno non compra un NOS sigillato mai utilizzato, allora questo è un altro discorso. Ma sui vintage di questo tipo, che non riesci neanche a risalire alla reale datazione, perché qui siamo 1953 circa, non è che hai trimestre, mese, nome del proprietario, certificato di autenticità del proprietario e tutte queste cose. Però io li amo, punto. Gillette King Camp, lo sapete, solita cosa. Passiamo dunque infine all'after. Io ci sento la lavanda, ci metto la lavanda. In più ne approfitto anche per fare un piccolo tributo. Finalmente, dopo
un mese di attesa. Se brucia. Sono riuscito a fare il funerale a mio nonno, più che funerale, portare le ceneri al cimitero, e quindi ne approfitto con la Atkinson che mi aveva regalato lui pochi giorni prima di andarsene, e quindi Atkinson Vintage ci sta proprio bene. Ve lo dico, sono stato incerto fino all'ultimo su cosa andare ad applicare, perché la profumazione di Furbo è molto fresca. Queste note di lavanda, note che io ci sento del bergamotto, in cui ovviamente, come già detto molteplici volte in questo video, la predominante che sento io è la lavanda, però... Bestia, si brucia, ragazzi. Però sicuramente sarebbe stata una scelta molto complicata, sarei andato anche a metterci dell'acqua velva, oppure avevo in mente qualche marmara, madonna quanta ne sto mettendo, qualche marmara, se non addirittura avevo pensato alla Proraso Verde per tenere su qualcosa di fresco, una profumazione comunque di freschezza, ecco. Però penso che l'accostamento migliore che ho trovato tra i prodotti che ho a disposizione io sia appunto la Atkinson. Poi l'Atkinson Vintage è una lavanda un pochino più più pungente, però ci va a spezzare sopra bene. Or dunque, oltre a ringraziare Simo per avermi fatto provare questo sapone molto particolare, molto piacevole, ringrazio anche Miro appunto per avermi spedito il rasoio. Massimo, mi odierai, ma quando ho i capelli umidi che non li fono, lo sai già, mi danno fastidio in faccia, devo fare qualcosa e mi devo toccare i capelli, non è che sono un maniaco che si tocca i capelli. Volevo ringraziare anche tutte le persone che interagiscono sempre col canale, stiamo crescendo insieme, siamo un insieme alla fine, perché voi siete parte integrante del canale. Sì, mi sto guardando i capelli nello specchio e mi infastidisce molto questa cosa che non sono come dico io. Dicevo, ringrazio nuovamente tutte le persone che interagiscono, le persone che si iscrivono, le persone che dicono la loro, perché cioè è quello anche che fa piacere, il confronto, il reale confronto. Che uno ti dice, no, a me questo sapone non mi è piaciuto. Sì, a me questo sapone mi è piaciuto. Io questo sapone lo uso solo con quel pennello o con questo rasoio. E questa è una cosa che io apprezzo sempre molto, perché mi piace molto capire, apprendere anche le vostre idee. Cioè, alla fine siamo qui per confrontarci. Non siamo qui, io in questo caso, né per fare la star, né per fare, cioè, nulla di che. Io sono qui perché mi piace condividere con voi quello di cui appunto stiamo parlando, ovvero la rasatura. Mi piace approfondire sulle profumazioni, questo ormai si sarà capito, dare la mia impressione, ma io sono io e non sono un Cristo di nessuno, sono una persona qualsiasi come qualsiasi altra persona che scrive sotto i miei video. Quindi ragazzi, nuovamente un enorme grazie a tutti quanti, siete davvero fantastici. Noi come sempre ci vediamo venerdì prossimo per la prossima sbarbata, e ricordatevi, se sei depresso, fatti la barba più spesso. Ciao ragazzi. See you again in the dark side.